intelligenza artificiale, giornalismo, deontologia. Tutte queste cose dovrebbero richiedere una giornata di chiacchierata ciascuna, la deontologia soprattutto, ma quello sono io che sono cattivo. Invece parliamo di tutte e tre assieme, con un ospite di eccezione che era qui a Milano e abbiamo preso e carpito, Letizia Magnani, dopo la sigla. Ciao! Ciao! Eccoci qua! Allora, ben trovata, Letizia Magnani. Buongiorno. Allora, Letizia è giornalista e scrittrice, ok? Consigliera di disciplina in Emilia-Romagna, perché ogni singolo ordine è diviso territorialmente, corretto, e in più insegni questa cosa, perché insegni deontologia disciplinare, vero? In una serie di università. Esattamente. Corretto? È tutto vero. Sì, ma... Io vengo chiamata la donna dei doveri. Ovvio. Perché insegno disciplina, insegno appunto deontologia disciplinare, che è ciò che ancora il lavoro giornalistico, e sì, è corretto Emilia-Romagna perché sono consigliere di disciplina in Emilia-Romagna, perché l'ordine dei giornalisti è nazionale ma è diviso su base regionale e ogni ordine dei giornalisti regionale ha un proprio consiglio di disciplina. Consiglio di disciplina è quella cosa che molto in teoria dovrebbe, quando un... Adesso poi tu mi dici no, non è vero, lo facciamo davvero... Però molto in teoria dovrebbe contestare tutta una serie di violazioni del codice. Cioè, sorvegliare, mettiamola così, la corretta applicazione di quelle che sono le norme deontologiche all'interno di una professione regolamentata come quella giornalistica, corretto? È esattamente questo. I consigli di disciplina essenzialmente servono a questo. E diciamo... L'unico confine al lavoro giornalistico è il testo unico. Il testo unico racchiude tutte le carte deontologiche che nel corso degli anni, dalla sua istituzione in poi, quindi dalla legge istitutiva del 63, l'ordine dei giornalisti si è data per appunto regolamentare il giornalismo nella società che cambia. E quindi evidentemente esattamente quello che noi facciamo è là dove ci sono delle segnalazioni e delle violazioni deontologiche, intervenire e valutare nel merito. Quindi non si valuta se un giornalista è buono o cattivo, bravo o non bravo, questa non attiene a noi non facciamo questo genere di valutazione, ma invece facciamo una valutazione carte alla mano per intervenire laddove ci sono delle violazioni deontologiche. Facciamo un esempio: un giornale pubblica per errore le foto di una persona, volontariamente le foto di una persona in manette, sì. Come sappiamo, quella è una foto che non è pubblicabile perché ci sono dei vincoli rispetto alla tutela dei minori, della foto, tutte foto di minori non pixelate, eccetera. Oppure anche, per esempio, sui social, sì. Laddove i giornali hanno deciso di avere dei commenti e non li moderano, naturalmente i giornali restano testate giornalistiche. Essendo testate giornalistiche, anche i social di quei giornali sono tenuti ad una deontologia disciplinare. Allora, cerco di metterlo in modo da non prendere delle cause per diffamazione. Evitiamolo, allora, grazie. Provo, allora. La percezione comune dell'uomo della strada è che questa cosa non stia funzionando esattamente molto bene. Meglio di così non so come metterla. Sei stato molto diplomatico. Vero? È perché non voglio metterne i casini i soci. Ciao Daniele. Quindi ho pensato a questa cosa. Però, davvero, scherzi a parte, continuiamo a vedere infrazioni seriali, continue e anche pesanti. Io ho perso il numero delle testate che hanno pubblicato. Faccio un esempio vicino: la fotografia o il video della ragazza che aveva spinto il gatto in acqua, l'avrò trovata su 30 testate nazionali. Il controllo delle fonti, ho trovato non si chiamano così, si chiamano fake news propagandate un po' ovunque. Ho trovato spessissimo foto prese da profili social, eccetera, foto di minori, persone in manette, eccetera. Raramente ho avuto notizia, ma magari è solo una questione di notizia, di provvedimenti disciplinari. Raramente ho visto persone che hanno reiterato questo comportamento per decine di volte con alla mano tutta una serie di cose estromesse dalla possibilità di poter di nuovo fare la stessa cosa. Questa è la percezione. Hai colto esattamente il punto della questione. In realtà i consigli di disciplina sono come dei tribunali interni, quindi di fatto noi ci affianchiamo alla giustizia ordinaria laddove ci sono delle pendenze penali o civili. Quindi evidentemente laddove ci sono pendenze penali o civili, cioè dei comportamenti giornalistici, fermo, che hanno... Quindi
Deve essere prima la denuncia. No, necessariamente, okay. Possono anche essere, diciamo, sono due canali diversi. Nel caso in cui ci sia una denuncia, una querela di parte e ci sia un procedimento nella giustizia ordinaria, il consiglio di disciplina interviene sollecitato dalla procura, evidentemente, quindi okay. Ottiene quelle informazioni dalla procura e interviene laddove quella violazione che può avere una rilevanza penale o civile possa avere anche una rilevanza di carattere deontologico. Oppure interviene direttamente, quindi laddove quel comportamento non è sanzionabile dalla giustizia ordinaria, può comunque valutare il consiglio di disciplina di intervenire perché invece c'è stata una violazione deontologica. Gli esempi che facevi tu prima sì. Sono tutti calzanti e è verissimo quello che tu dici, cioè non c'è una pubblicità di tutto ciò. In realtà su questo diciamo noi ci atteniamo strettamente alla legge. Immagino. E quindi i consigli di disciplina diciamo si interrogano molto spesso se dare o meno pubblicazione delle sanzioni che mettono in atto. Le sanzioni, come sai, ma magari lo spieghiamo, sono sanzioni non pecuniarie, naturalmente non amministrative, anche se le ultime, le più gravi, possono avere una valenza amministrativa. Quali sono le sanzioni? La più semplice è l'avvertimento, cioè io consiglio di disciplina ti avverto. Cattivo non farlo più. Esatto, okay. Che hai commesso qualcosa che non è corretto, okay. Che non è lecito. Naturalmente se un giornalista è eticamente specchiato e non ha mai commesso altri errori, okay. E altri ciampi, semplicemente segnali che c'è stato un errore. Certo. Naturalmente c'è una procedura, quindi tu avvisi la persona, comunichi la persona, quella persona viene in audizione, insomma c'è tutta una procedura, certo, interna, ovvio. Abbastanza lunga anche. Sì. Effettivamente. Quello è l'altro dei problemi, probabilmente, perché uno si aspetta che il giorno dopo ci sia, no, va avanti la settimane, mesi. La procura evidentemente, diciamo, non può avere i tempi della cronaca e quindi ha un tempo semplicemente più lungo, ma di questo se vuoi parliamo più nel dettaglio in un altro momento, perché diciamo è un tema sicuramente meno appassionante. Certo. Mentre è più appassionante invece capire il tema del dare o meno pubblicazione. Dopo l'avvertimento c'è la censura, che devo dire per un iscritto ad un ordine professionale è già un richiamo più importante. Cos'è la censura? È un avvertimento più cattivo? Richiamo, sì, io ti richiamo e ti dico che è esattamente quello che significa la parola, cioè che il tuo comportamento nelle tue funzioni di giornalista in quel caso è censurabile e quindi ti dico che non va fatto e ti richiamo ai tuoi doveri principali. La deontologia, ma questo è vero per tutte le professioni, ha molto più a che fare con i doveri che con i diritti e quindi il lettore è tutelato dal fatto che gli ordini professionali e il nostro in particolare abbia una deontologia così solida, perché i giornalisti devono attenersi a dei doveri. Poi abbiamo la sospensione e la radiazione. La sospensione e la radiazione hanno un risvolto anche amministrativo, perché certo, un giornalista assunto non riceve lo stipendio, esatto, per il periodo in cui è sospeso. La radiazione significa che tu non puoi più fare quella professione. Non esattamente. Aspetta, che tu momentaneamente non sei più diciamo idoneo ad appartenere all'ordine. Naturalmente l'appartenenza è a vita, quindi io, certo, non sto cacciando il giornalista dall'ordine, tanto è vero che la radiazione ha una valenza, ha una durata di 5 anni, sì, e gli ordini, il nostro ma anche gli altri, l'ordine degli avvocati per esempio, si sono interrogati più volte se dare o meno pubblicità di queste sanzioni. Assolutamente sì, per le sanzioni più gravi, okay. Cioè io ti radio, sì, per amoralità. Ho sentito qualche volta radiato Tizio, radiato Caio, è eccetera. È importante che il lettore sappia che quel giornalista, siccome ha commesso degli errori disciplinari, è stato sospeso o radiato. C'è una valenza pubblica di quella sanzione e quindi è corretto darne pubblicità. Non necessariamente invece si dà pubblicità delle altre sanzioni. Quindi tu hai colto esattamente il tema, ovvero si sa meno, anche perché è una giustizia interna, non è una giustizia ordinaria. Un casellario dei procedimenti non esiste pubblico? No, in realtà no, perché appunto la legge dello Stato, noi siamo, okay, da questo punto di vista soggetti, sì, al Ministero,
e alla legge dello Stato, e quindi la legge dello Stato ci impone di essere molto cauti, anche perché, come sai, si discute tanto di un altro tema, anche questo molto delicato, che è l'oblio, ed è evidente che un giornalista che magari ha commesso, un giornalista, un direttore che magari ha commesso in assoluta buona fede un errore, anche perché ricordiamolo, il nostro mestiere che si fa nello spazio e nel tempo, molto spesso in uno spazio e nel tempo molto ristretto, quindi l'errore può capitare naturalmente, altra invece la recidiva. E devo dire che era l'altro pezzo della tua domanda, devo dire che ultimamente è stata affrontata dai consigli di disciplina proprio il tema della recidiva, e laddove c'è una recidiva, cioè quel comportamento non è stato un errore, ma è proprio un tuo modo di operare, allora noi possiamo intervenire, possiamo valutare nei consigli di disciplina che quel comportamento è talmente grave che lo sanzioniamo in maniera molto forte. E quindi ti diamo una sospensione o ti diamo una censura. Naturalmente non si fa a cuor leggero. Ma quello è giusto, cioè nel senso io continuo a essere garantista. Poi assolutamente. I vaffa partono, però continuo a essere garantista da quel punto di vista. Ci sarebbe un mucchio di cose da dire. Se vuoi torno. Sì, quello magari ne parla, ma anche perché sto vedendo delle porcate titaniche, cioè sto vedendo quotidiani nazionali che pubblicano intere pagine di recensioni di prodotti con i link promozionali senza dirlo. Lì però siamo nel penale e nel civile, quindi sì, sicuramente sì. Diciamo il nostro testo unico ci impone il fatto che il giornalista non possa fare pubblicità, sì. E quindi evidentemente quei comportamenti... Ah, è il giornale, non è firmato. La responsabilità è sempre in capo al direttore, certo. Quindi il giornale non è deresponsabilizzato rispetto a questo. Ecco, questo a tutela assoluta dei lettori e delle lettrici. I giornalisti non sono buoni o cattivi, ci sono giornalisti bravi e giornalisti meno bravi, come in tutti i settori, ma sicuramente il giornalismo si è dato delle regole e delle responsabilità. Quindi tutto ciò che viene pubblicato da una testata giornalistica è sussumibile alla responsabilità di un direttore responsabile. Non a caso si chiama direttore responsabile. Dai, la rifacciamo una, perché dovevo farti vedere un po' di cose, tipo le finte pubblicità che all'interno degli articoli con la stessa forma e la stessa dimensione di un articolo, quindi tu ti leggi qualcosa e poi trovi sotto che per toglierti i problemi di flatulenza Mario è riuscito e non riesce a capire la differenza, è veramente un morbo, e ce ne sono tanti, devo dire la verità. Parlando con non con te ma con amici, altri amici giornalisti, è vero che la competenza sta scendendo media, perché io ti dico la percezione dell'uomo della strada, e non dirò esempi delle ultime ore, degli ultimi giorni, tipo il polmone di ferro invece del polmone d'acciaio, roba varia. È un bel esempio. Però l'idea, ti dico com'è la mia idea, okay? La mia idea è che c'è in generale in tutte le professioni un abbattimento molto forte verso il basso e un abbattimento delle competenze o delle barriere d'ingresso, delle competenze richieste per entrare all'interno di quello, e simultaneamente c'è una necessità di velocità che fa in modo che non ci sia il tempo, anche forse fisico, di riuscire ad approfondire come si dovrebbe qualunque cosa. Questo fa in modo che ci sia un sacco di informazione molto 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 approssimativa legata al rincorrere la notizia, legata ad uscire prima, che secondo me non dovrebbe trovare spazio nel giornale vero e proprio, cioè nella stampa accreditata, ma dovrebbe essere solo quella roba dei blog eccetera. Questa è la mia idea da profano, però visto che insegni nelle scuole, che parli eccetera, volevo capire un attimino come la vedi tu in realtà. Quanto tempo abbiamo? Pochi minuti, perché poi dobbiamo parlare di AI. Esatto, in realtà introduciamo già qui il tema, perché mi hai dato un bellissimo asset. L'idea era proprio quello, esatto. Passarlo lì. Allora, sarò in realtà assolutamente telegrafica. Ci sono assieme due questioni. La prima, in questi anni, soprattutto dall'introduzione dei social in poi, gli editori hanno tentato di realizzare il loro sogno più grande, fare giornali senza giornalisti, e forse con l'intelligenza artificiale ci riusciranno. Matteo, non devi dire, e magari viene fuori meglio. Matteo, non devi dire. No, non lo dirò, lo penso, ma non lo dico. Non pensarlo nemmeno. Dall'altro lato, invece, se la domanda la fai a me e la stai facendo a me, quindi a Letizia Magnani, io ti rispondo che occorre essere persone con molta cultura,
e con molta capacità di comprendere il mondo. Per comprendere il mondo bisogna leggere in maniera seriale, bisogna capire i fenomeni, e quindi serve sempre più un giornalista, una giornalista preparata, anzi preparatissima, capace appunto non solo di leggere ma anche di interpretare, e anche di interpretare gli altri mondi. Una cosa che io dico sempre nelle scuole di giornalismo e nelle università nelle quali insegno ai giovani e alle giovani che incontro è: leggete la stampa internazionale, anche perché è uno dei fenomeni invece che i giornali non vengono più letti e non vengono più venduti. Quindi, sì, un altro dei fenomeni è il fatto che i pochi che leggono la stampa internazionale poi mandano il traduttore e trovi traduzione 1-1 della stampa internazionale all'internet. Vabbè. Quindi diciamo questi due temi messi assieme arrivano al tema che poni, cioè in questi anni c'è stata effettivamente una una depauperazione della qualità dei giornalisti e di conseguenza del giornalismo, anche perché oggettivamente i giornalisti sono stati maltrattati, trattati male. Non ne faccio una questione sindacale naturalmente, ma sicuramente se tu paghi poco un giornalista, paghi poco un professionista, otterrai poco. Il vero tema è davvero quello, cioè nel senso, io ho pieno di segnalazioni di gente che mi scrive dicendo: guarda che io vengo pagato 3,50 euro, 4 euro per prendere una notizia, un pezzo e rimandarlo. Io penso a quanto qualcuno che vive a Milano e fa questa cosa, quanti pezzi farà al giorno. Diventa un filo difficile. Il problema è che questa è stata una tendenza degli ultimi 20 anni, ma non solo, e rimane uno dei problemi di questo settore, che verrà spazzato via completamente dall'intelligenza artificiale, perché sì, quelle funzioni lì non verranno più affidate a delle persone, ma verranno semplicemente fatte dall'intelligenza artificiale. Quindi in realtà quello è un problema che in qualche modo si supererà, ma rimane il tema della qualità. La qualità, se vuoi qualità, la qualità la devi pagare. Quindi evidentemente, se vuoi persone, per la qualità, io ritengo di sì. Sì, anzi io ritengo assolutamente che nel futuro, guarda, proprio questa mattina ero in Cattolica a fare una testimonianza ai ragazzi che studiano scienze della comunicazione sul giornalismo, raccontavo loro il giornalismo dei magazine, il giornalismo femminile in particolare, perché appunto io scrivo sia per Grazia che per Quotidiano Nazionale, e dicevo loro: non credete ai vecchi dinosauri che vengono qui a raccontarvi che il giornalismo è morto. La narrazione di qualità rimarrà sempre una necessità delle società. E quindi, se volete fare questo mestiere, puntate a trovare storie e a raccontarle, ma fatelo facendo narrazione di qualità. Allora, noi ci siamo conosciuti mentre io stavo facendo un, non posso dire nomi ovviamente, però stavo facendo un bel progetto molto carino, con un quotidiano di rilevanza nazionale che ha automatizzato una buona parte numerica dei processi. Mentre parlavo con loro, che è una cosa un po' particolare, quindi non è la normalità, mentre parlavo con loro, l'idea di base è che ci siano, almeno lo dico a livello implementativo, non giornalistico, 3 grandi livelli di articoli che tu fai. Partiamo dall'inchiesta, lavoro di mesi di un gruppo di giorni, di settimane, di mesi, di un gruppo di persone su un argomento specifico, approfondimenti giorno e notte eccetera, per tirare fuori una cosa che poi occupa un paio di pagine per 2 o 3 puntate, nel senso, però grandi investimenti. Poi ci sono i pezzi belli, ok, quindi l'analisi fatta bene di determinati punti di vista, non sempre editoriale, cioè fossimo negli Stati Uniti sarebbero op-ed, ma in questo caso non sempre è un editoriale, in cui si racconta in filo e per segno, e poi c'è la massa invece delle brevi o degli articolacci che sono lì. Articolacci no, dai, articoletti. E sono lì, dicevo articolacci per un motivo preciso, che sono lì per 2 motivi. Uno, perché alcune sono delle notizie che devi dare. La notizia, cioè se sei un giornale locale hai i lavori in via Tot, il mercato che si sposta eccetera, e sono notiziole
di utilità, l'altra per prenderti traffico da motori di ricerca o per prendere attenzione da social, eccetera. E quindi sono gli articolacci, cioè sono quella roba proprio gossipara o il titolo strillato, eccetera, eccetera, dove in realtà però i contenuti non è che ci sia un granché, la notizia che danno è sempre la stessa di tutti, devi rimaneggiarla in modo che non sia plagio. Ecco, quelle prime parti funzionano incredibilmente bene con l'intelligenza artificiale, ci sono già realtà, e abbiamo assistito, quindi lo so che esistono perché l'ho dovuto fare, che recuperano a pagamento le notizie da ANSA, da Reuters, da una delle... una qualunque delle agenzie, pagandola per fare quello, perché poi alla fine ANSA la paghi per quella, per avere le agenzie che poi il tuo giornalista in desk eccetera riprende, riscrive, quella cosa è automatica con un'intelligenza artificiale e funziona molto bene. Ma da un punto di vista etico cos'è sta roba? Suppongo che tu mi dica non lo sappiamo ancora perché non c'è appena uscito, però cosa, no, cos'è? In realtà lo sappiamo molto bene, nel senso che anche qui apri veramente il vaso di Pandora. Allora, il giornalismo nei prossimi mesi, nel prossimo anno, un po' come tutti gli altri mestieri e le altre professioni, sarà diciamo coinvolto da questa ulteriore rivoluzione tecnologica che è l'introduzione dell'intelligenza artificiale. In realtà l'introduzione delle reti neuronali e dell'intelligenza artificiale generativa molto più di quello che noi definiamo intelligenza artificiale tout court, ma non entriamo in questo. A questa rivoluzione si può rispondere in due modi: o essendone spaventati dicendo oddio che cosa accadrà, oppure capendo che cosa rappresenta questo fenomeno, ed è un fenomeno assolutamente rivoluzionario, molto più rivoluzionario di internet e dei social media, che pure hanno riposizionato il giornalismo, come tutti i media precedenti nella loro nascita hanno riposizionato il media più vecchio. L'esempio più classico, la radio, si è dovuta riposizionare con l'introduzione della TV, ma non è scomparsa. È chiaro che l'introduzione dell'intelligenza artificiale in un giornalismo fortemente in crisi e fortemente debilitato farà più danni rispetto al fatto che si possa introdurre invece in un giornalismo che gode di sana salute. Questo è evidente, quindi tutti i mali del giornalismo resteranno, ma è altrettanto evidente che andare a capire come si può introdurre anche l'impiego dell'intelligenza artificiale nel giornalismo può essere assolutamente straordinario, fatto salvo però che lo ancoriamo a delle regole. È evidente che l'IA Act, che diciamo sta già circolando e che il Parlamento europeo dovrà approvare l'hanno approvato l'altro ieri. Ah, ecco, quindi la giornalista non era informata su questo. Vabbè, quindi, ma perché sono cose burocratiche. È proprio una fastellata di tempi. Esce anche a breve, c'è già il progetto, il disegno di legge per l'applicazione in Italia di questa cosa? Sì, il tema è, in realtà non è ancora stato approvato il regolamento sull'editoria europeo, quello che noi stiamo attendendo. Esatto. E a questo va naturalmente legato sia l'applicazione nei singoli stati, quindi anche in Italia, ma anche aggiornare le nostre regole. Come possiamo aggiornare le nostre regole? Bisogna che ci ancoriamo anche in questo caso appunto a delle regole chiave. Quali devono essere, a mio avviso, le regole per introdurre l'intelligenza artificiale? In realtà è molto semplice, e tra l'altro nel dialogo con te secondo te può venire fuori assolutamente uno spunto. In primis, capire se il singolo manufatto o l'intero manufatto giornale può essere fatto con l'intelligenza artificiale. Questo è il primo nodo da capire. Cioè, io posso dichiarare che una foto... se è fatto solo da intelligenza artificiale. Questo intanto deve essere dirimente. Quindi occorre che noi ci interroghiamo in maniera molto chiara, e devo dirti lo stiamo facendo, per capire quale può essere la percentuale tollerabile. Quindi un articolo è fatto per il 30% con l'intelligenza artificiale perché volevo analizzare velocemente delle fonti, benissimo, ma lo devo dichiarare. Allora, io dividerei due cose: quanto dell'opera totale è stata generata, cioè quando tu puoi chiamarlo giornale, un sistema con solo intelligenza artificiale lo puoi chiamare giornale? Questo è esattamente ciò che dobbiamo dire. La farina con le micotossine nella farina, quante ne posso avere senza che devo dirlo, quanto devo dirlo, eccetera, eccetera. La seconda cosa invece, ed è un po' più
di dettaglio è la trasparenza sul singolo contenuto, cioè questo contenuto è interamente generato dall'AI, questo contenuto è stato generato da un'AI ma revisionato molto pesantemente da un essere umano, questo contenuto è stato abbozzato da un'AI, no ancora meglio, questo contenuto è stato generato da un'AI e supervisionato per vedere che non abbia scritto cavolate un'AI, o questo articolo è stato fatto direttamente. Questo è il primo dei nodi da risolvere in maniera molto, molto trasparente, e aggiungo, sappi che i giornali, le testate che già hanno introdotto l'intelligenza artificiale non tanto per scrivere le notizie, a quello poi ci arriviamo, quanto per esempio per fare foto, laddove non hanno indicato che si trattava di intelligenza artificiale, sono sanzionabili, verranno sanzionate, okay. Nel senso che hanno pubblicato da poco e quindi semplicemente, certo, i procedimenti sono in fase di valutazione, ma evidentemente con le regole attuali sono sanzionabili. Io però credo che il vero tema, anche da parte degli editori, non sarà sfruttare l'intelligenza artificiale esclusivamente per fare pezzi di giornale e quindi per scrivere gli articoli, anche perché l'intelligenza artificiale sì, si migliorerà sicuramente, avrà maggiori fonti sempre più, ma il vero tema non è tanto sostituire il giornalista per scrivere, questo lo fa ancora meglio un essere umano. Anche perché quello che io dico sempre, tu citavi prima le inchieste o le interviste, se io devo intervistare, mi è capitato, ti faccio questo esempio proprio questa settimana, il papà di Giulia Cecchettin, nessuna intelligenza artificiale potrà fare quell'intervista, che è un'intervista delicatissima, difficilissima, non solo da ottenere ma anche da portare a termine e da poi tradurre nella scrittura per i tuoi lettori. Quindi io, a differenza di tanti miei colleghi, non sono preoccupata del fatto che l'intelligenza artificiale possa sostituirsi al mio lavoro, perché il mio lavoro è un lavoro estremamente, passami il termine, raffinato, difficile, complicato, e che ha a che fare con quella che Papa Francesco chiama la vertigine dell'incontro. È solo nella vertigine dell'incontro, è solo nella capacità di entrare in relazione con l'altro che io posso raccontare quella storia. Certo è invece che il giornalismo di bassissima lega, quindi quelle notizie che servono a fare gli acchiappaclick, già oggi si possono scrivere con l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna che noi siamo molto chiari su questo. Ci sono delle applicazioni, ma anche le brevi, ma anche belle. Ad esempio, la cosa che mi fa ridere è che tanti non sanno che GPT è già stato utilizzato molto prima che diventasse famoso, GPT-3, da delle testate internazionali. Assolutamente sì. Associated Press, Guardian, cosa ci facevano fare? Delle cose secondo me intelligentissime, tipo gli sport, le brevi degli sport minori durante le Olimpiadi. Geniale. No, qualcuno che faceva il lancio del martello femminile, dico ma c'è un martello femminile, ma potrebbe essere la danza maschile, cioè quello che, cioè gli sport minori non avevano la, c'erano due possibilità: o non dicevi che cos'erano i risultati perché non avevi abbastanza gente durante le Olimpiadi per seguire, non era economicamente rilevante, o se no prendi la tabella, vedi che tizio di nazionalità tot con questo tempo, scrivere quella roba lì non è così complesso, e i risultati finanziari durante la chiusura del trimestrale. Assolutamente sì, infatti i grandi giornali americani e inglesi, in particolare le agenzie che si occupano di economia, ci dicono che oggi possono fare analisi per 40.000 aziende, mentre prima le facevano per 4 aziende. Che cosa ci darà l'intelligenza artificiale? Ci darà velocità e ci darà possibilità di analizzare tanti dati in poco tempo. Questo sarà vero non solo per noi, ma anche per gli avvocati. Tu pensa a fare la verifica delle fonti giuridiche, per esempio, in così poco tempo. Ma poco tempo significa pochi secondi, non mesi. Lì è un'altra cosa. Però attenzione, attenzione, perché il vero nodo del fare giornalismo ha a che fare con la relazione con la fonte. Fare giornalista cosa significa? Significa avere una relazione con la fonte, fare una verifica sulle fonti, fidarsi delle fonti, e quindi diciamo questo è il nodo del fare giornalismo. Se tu questo lo demandi all'intelligenza artificiale, allora abbiamo realmente un problema. Quindi evidentemente il controllo delle fonti deve essere il nostro tema prioritario, quindi assieme alle regole. Per me è quello che
È il tema. Questo è il tema. Cioè, la differenza tra un blogger e un giornalista non è solo il famoso debunking, no? non è solamente responsabilità, che c'è anche quella, però alla fine ormai quasi tutti, anche adesso il decreto sugli influencer equipara poi, cioè cerca di equiparare le responsabilità, mettiamola così, editoriali, cerca poi, vabbè. Però io devo tutelare una fonte. Esempio, ho una fonte confidenziale. Certo. Io giornalista la devo e la posso tutelare e la devo tutelare per legge. Non solo la devo tutelare perché è giusto farlo, ma la devo tutelare per legge. Il blogger può non farlo. Assolutamente no, ma il controllo della fonte secondo me è quello che è distingue il giornalista da il parvenu dell'informazione o il dilettante o il non professionista. Cioè mi aspetto un op-ed non particolarmente attento su alcune cose da qualcuno che viene chiamato. Io per primo, quando io scrivo sui giornali, io scrivo come opinionista e non mi aspetto da un opinionista lo stesso livello di cura di quella che è un giornalista dal mio punto di vista. Allora non sarebbe proprio così, nel senso che nel momento in cui si scrive su un giornale è il giornale stesso che assume la responsabilità, quindi non ce l'hai in capo tu necessariamente, anche se in realtà ce l'ha sempre in capo chi firma, ma ce l'ha il tuo direttore. Quindi il tema della responsabilità è sempre legato al fare giornalismo e a fare giornalismo correttamente. Detto ciò però, il vero tema rimangono le fonti, perché è su quello che si gioca l'intera gioco del giornalismo, scusa il gioco di parole, nel senso che è quello il perno del giornalismo, il rapporto con la fonte, la verifica delle fonti e, ultimo ma non ultimo, verificare che quello che tu mandi al giornale non venga rimaneggiato fino a quando non esce. Questo qualcuno se lo dimentica sempre. Tranne il titolo, maledetti titoli. Quello. No, non farci quelle live dai titolisti. Maledetti ciao amici titolisti. Veramente, cioè, capisco che è un lavoro difficile il vostro, ma ogni tanto tu apri cercando quell'informazione che c'è nel titolo e non c'è. No, tra l'altro tu sai che il giornalista mediamente non sceglie le foto, esatto, non fa i titoli e mediamente viene ripreso da chiunque per le foto e per i titoli. Beh, ovviamente, perché è parte del processo informativo di me, che sono un usufruitore di quel pezzo di contenuto. Esatto. Ecco, questo è l'altro tema. Quindi il tema delle fonti rimane il tema principale e va regolamentato. E capire, intanto ChatGPT sappiamo che si ferma al 2021-2022 negli ultimi aggiornamenti, in verità però nelle versioni a pagamento tu avrai la possibilità di caricare le tue fonti e quindi di dargli in pasto un corpus importante di fonti. Questo sarà straordinario per la ricerca giornalistica, ma va regolamentato. L'altro tema è quello che stavi ponendo oggi, il giornale è un oggetto collettivo. Quindi io che firmo l'articolo sono il calciatore che fa gol, ma in realtà dietro a me c'è un gruppo di persone, un team di persone che assieme a me porta quel risultato. E quindi non dimentichiamo che il giornalismo è un lavoro collettivo. Questo, come dire, se all'interno del team entra l'intelligenza artificiale, va quantomeno esplicitato. E quindi questo è un altro dei temi che va assolutamente attenzionato e regolamentato. Allora, sì, sono perfettamente d'accordo. C'è da dire che anche nel controllo delle fonti, devo dire la verità, sto vedendo AI generative e non generative, sto vedendo delle cose bellissime. Settimana scorsa mi hanno fatto vedere questa dashboard per questa interfaccia che viene data al desk. Scusate. Per chi non... Il desk è quel coso dove stanno alcuni dei giornalisti, dove passano le agenzie e dall'altra parte devono vedere cosa succede e riscrivere dei pezzi con tutte le norme editoriali particolari da mettere all'interno. È morto un giornalista e un gattino, da come l'ho descritto. Sì, non so quanto abbiano capito. Comunque sì, fondamentalmente il desk è la parte dove si cucina il giornale. Sì, nel senso, ci sono le fonti, ci sono le varie cose, eccetera, eccetera. Sappiamo che dobbiamo riempire dei buchi di notizie, no, veri, cioè abbiamo la cronaca e il direttore vuole parlare di questo. Facciamola più semplice, il giornale è una selezione nello spazio e nel tempo di notizie o sempre più di storie. Tu mi chiedevi prima
la narrazione di qualità continuerà ad esserci? Sì, assolutamente sì, perché i giornali non si fanno più con le notizie oggi le danno i social, le dà internet, le dà l'uomo della strada. I giornali sono una selezione nello spazio e nel tempo di notizie, o meglio di storie. E il desk, diciamo, è fatto da collaboratori, è fatto da una gerarchia fatta da direttori, vice direttori, capi redattori. Al desk, normalmente all'ufficio centrale, ci sono le persone che non solo passano le notizie, ma che effettivamente cucinano il giornale. Okay. È esattamente per questo. Loro ci sono delle interfacce che ho visto molto belle, tipo inizio a selezionare una fonte, un'agenzia, nel frattempo mi si aprono a fianco cosa hanno scritto altri giornali, altre fonti, mi si aprono straordinario spotto, mi si apre dove noi come giornale nel nostro database abbiamo già parlato di quella cosa per poter riprendere eccetera, non solo, ma scrivo una parola e nella parola mi arrivano le definizioni per capire come sono le definizioni magari tecniche, quindi posso recuperare una definizione tecnica, e tutto questo aveva addirittura dei livelli di trust, cioè di fiducia. I livelli di fiducia significa, guarda che questa è una fonte dove ti puoi fidare, questo è il blog di Tizio Caio, sembra spiegarlo bene eccetera eccetera, però vacci con le molle, fino alla la parte che a me ha fatto un po' così, perché selezionando una fonte, selezionando ah bello questo, questo e questo, avendo selezionato quante erano le battute da scrivere, quello che mi trovo io in un grigio un po' più chiaro è la bozza del pezzo. E questo è un altro dei problemi. Il copyright. Se sei bravo, rimetti a posto, ma io ho visto tanta gente battere invio. Allora, anche qui, lo dico per battuta, ci sono tanti colleghi che si fanno inviare dei semilavorati dagli uffici stampa da sempre e li prendono tali e quali e li firmano. Questo non è corretto, naturalmente. Io, per esempio, sono una di quelle. Abbiamo l'agenzia di PR e vi vogliamo tantissimo. Cioè, nel senso, siete i nostri. Siete i nostri supereroi. Io sono una di quelle, invece, che chiede, fa domande, rompe le scatole e riscrive. Quindi sono amatissima e odiatissima per questo, perché naturalmente, come dire, c'è un livello di rielaborazione importante, perché poi la firma ce la metto io, quindi la faccia ce la metto io, la responsabilità è mia, ma in realtà sono anche un po' una rompiscatole, perché il giornalista deve essere un rompiscatole essenzialmente. Dall'altro hai toccato l'altro dei temi che ci porrà l'intelligenza artificiale, ovvero il copyright. Perché, torno a dire, l'intelligenza artificiale non dovrà essere utilizzata per scrivere gli articoli, dovrà essere utilizzata per avere in tempi rapidi quella che tu fai come ricerca quotidiana nel tuo lavoro. Se uno venisse a vedere le mie ricerche sul computer, penserebbe che io sono una squilibrata, nel senso che io, che mi occupo tanto di abuso e di violenza, cerco in continuazione cose. Anche nel mio caso probabilmente avrebbero ragione. Forse un tantino anche nel mio, ma il punto è che l'intelligenza artificiale, secondo me, come tutte le tecnologie, occorre utilizzarla per quello che sa fare meglio, darci in tempi rapidi tante fonti e una ricerca essenziale. Esempio, se l'avessimo avuta, non c'era ancora questa mania dell'intelligenza artificiale durante Covid. Io ho scritto un libro su Covid e la prima cosa che ho fatto, non c'erano ancora fonti internazionali perché tutti ne stavamo scrivendo in quelle ore, ma ho cercato le fonti internazionali che stavano arrivando. Pensa se io avessi avuto in quel momento uno strumento come quello che descrivevi prima, che mi dava tutte le fonti. Avrei fatto quel lavoro, l'ho fatto velocissimamente, sì. Comunque, perché era un instant book e quindi avevo necessità di farlo velocemente, ma l'avrei fatto l'anno dopo, non è più un instant book. L'avrei fatto in un tempo decisamente più ridotto, ma l'intelligenza artificiale a questo mi serve, ad avere un'analisi delle fonti veloce in poco tempo, di certo non a scrivere. Non lo so, in realtà non lo so. No, questo non lo vogliamo. Devo dire la verità, devo dire la verità, ho letto cose di maggiore qualità scritte da una I che non tante volte leggendo. Ma questo per i vizi del giornalismo italiano. New York Times ci sta dicendo una cosa molto importante, ci sta dicendo quello che in piccolo ho detto anch'io. La narrazione di qualità continuerà ad essere fondativa e fondamentale. Ci sarà sempre bisogno, te la traduco, ci sarà sempre bisogno del c'era una volta. Mm-hmm.
C'era una volta, può anche essere c'era una volta fra Belen e certo. i suoi fidanzati, fra Chiara Ferragni e le sue disavventure con la legge. Cioè, il c'era una volta può veramente rappresentare tutto, dalla storia più popolare alla storia più complicata, più difficile che noi possiamo raccontare. Pensa a raccontare la scienza, pensa a raccontare la cultura, pensa a raccontare le nuove scoperte tecnologiche. Tutto questo è assolutamente straordinario e ci sarà sempre bisogno di qualcuno che racconterà, dal contastorie al giornalista. Certo, il giornalista può avere delle armi in più. Fra queste armi, ben regolamentate, c'è anche l'intelligenza artificiale. Io sono continuo a sostenere che molte persone non hanno ancora capito l'impatto reale che avranno le AI generative. Ma non tanto... Allora, io non penso che sparirà la professione di giornalista. Non lo penso. Come non penso sparirà l'avvocato, come non penso... Una cosa però la penso fortemente, che... Salvo chi è già nel mestiere, comunque è una categoria molto tutelata, quella del giornalista, eccetera, io penso che ci saranno un numero di giornalisti estremamente più esiguo in azione di quello che noi vediamo adesso. Molto. È verosimile. E la cosa che mi spaventa non è tanto quello, ma come in altre cose, il fatto che i lavori che vengono sostituiti dagli stagisti digitali, cioè dall'intelligenza artificiale, frase di Quintarelli tra l'altro, non mia, non sono i lavori apicali, non è la responsabilità no. del direttore con la firma di pregio, sono quei lavori che adesso sono gli articoli da 3-4 euro. Dove, per la carità, finisce lo schiavismo, benissimo, ma quei lavori da 3-4 euro sono quelli che introducono determinati tipi di giovani professionisti a quel mondo, e altrimenti non abbiamo un modo per adesso per fare la stessa cosa. Guarda, Vittorio Roidi ha appena scritto un libro molto bello sull'intelligenza artificiale e, citando Morcellini, dice il giornalista del futuro dovrà essere un giornalista molto, molto più ben pagato. Quello che dicevamo prima, la qualità va pagata. È chiaro che l'intelligenza artificiale, non solo nel nostro settore, ma anche per gli avvocati, per esempio, farà scomparire i servi della gleba. Ma questo, tutto sommato, non credo che sarà un male. Allora, si dice... Verrò correlata per questo, spero di no. Ma a me non piace, però lo sento dire tanto, che toglierà dai lavori la mediocrità. Questo lo auspico. Però servono le regole, servono le regole. Sai che io sono la donna dei doveri. Non tutti possono. No, essere. No, io su questo non sono d'accordo con te. Va bene. Credo che serviranno le regole, saranno fondamentali le regole, dovremo ancorarci alle regole, sarà fondamentale regolamentare, come sarà fondamentale salire alla guida di questa potentissima macchina. Non possiamo farci tirare a spasso da questa potentissima macchina, ma... anche nel giornalismo, che pure ulteriormente cambierà, ma a questo siamo abituati, perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni, almeno anzi negli ultimi centenari, il giornalismo è del tutto cambiato, si è del tutto modificato. Ma essenzialmente noi abbiamo due certezze: uno, servirà sempre il c'era una volta; due, servirà sempre una narrazione di qualità. E ce l'ho. Tutto il resto è noia. Mettiamola così. Spero. Che la tua visione più possibilista sia quella reale e che la mia sia la solita da stronzo paranoico che mi porto da una vita, ma va non bene, mi sarei mai permesso. Servono anche quelli dei paranoici. Allora, Letizia Magnani la trovate allora su Grazia e sul Quotidiano Nazionale. Tu scrivi un botto di libri, quindi sì. andate in una libreria, stavo per dire andate su Amazon, che su Amazon va benissimo, in una libreria ve li trovate un po' di libri. Se siete dei giornalisti, spero che non avrete mai a che fare con lei quando fa la consigliera in disciplina, perché significa che siete finiti nella parte sbagliata del tavolo. Grazie, ritroviamo di sicuro, ci ritroviamo di sicuro, perché Sentieri. Assolutamente serve. Grazie mille. Poi c'è la sigla che finisce così e dovrei tagliarla. State parati.